Gli ultimi colpi. Le frecce. Le frecce. Fai qualcosa con le frecce. Fai qualcosa con le frecce. Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale, dove andremo a fare degli scontri incredibili con i ragazzi presenti nel clan. Sono davvero un bordello, tra l'altro ecco, è sempre pieno. Presto forse arriveremo anche nella top 200 italiana, o almeno me lo auguro. Questo è l'unico clan ufficiale ragazzi, non ce ne sono altri. Allora, andiamo un po' a fare subito un'amichevole. Proviamo a superare i 3000 mi piace per questo video di Clash Royale. Quindi mi raccomando ragazzuoli, fatevi sentire. Il primo scontro, eccolo qui, con Strizzo Struzzo. Che cavolo di nome, però ci siamo, dai. Auguriamo buona fortuna al nostro bro. Io mi lancerò subito di cattiveria, ragazzi. Gli scontri voglio vincerli tutti. Imparerete a vedere anche un po' le tattiche che utilizzo. Vediamo un po'. Diciamo che siamo partiti benino, non male. Ho cambiato anche un po' il deck, visto che davvero purtroppo, ragazzi, ce n'era molto molto bisogno. Bombarolo qua. Giochiamoci bene questa carta. Ecco qua, andiamolo a congelare. E quindi raga, andiamo ad attaccare anche quest'altra torre. Ah no, guarda cosa ha messo lì. Vabbè ragazzi, però guarda la torre. Guarda la torre, questa può essere che va giù, Porca miseria, l'ultimo colpo, no. Tra l'altro ragazzi, fatemi sapere anche che altre tipologie di video volete qua sul nostro caro Clash Royale. Oltre chiaramente a chest opening, che arriveranno ancora a breve, non preoccupatevi. E tanta altra roba. Quindi la prima torre, amici miei, va giù. Siamo dello stesso livello. Io sono chiaramente un po' avvantaggiato perché ho qui la leggendaria. Oh, porca miseria, no. Ti prego, questa no. Questa no, aspetta, aspetta, aspetta. Deve farsi subito, eccola qua, fermala. No, ci siamo fermati entrambi. Che cavolo abbiamo combinato qua, raga? Allora, per fortuna no, un colpo me l'ha dato comunque. Tra tutte le carte che ho qua a disposizione, niente mi permette di difendermi. Allora, vai così con un po' di frecce. Il fatto di aver cambiato questo deck un po' mi ha destabilizzato. Ero troppo abituato con il deck in cui avevo anche a disposizione, in pratica, lo scheletro gigante. Per me, ragazzi, era una difesa davvero incredibile quella. Però vabbè, dobbiamo un attimino accontentarci. No, cosa ha messo lì? Dai, 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 che proviamo ad attaccare. Gli ultimi colpi, no, non ce l'abbiamo fatta. Stiamo però procedendo verso la torre principale. Non me ne ero nemmeno quasi accorto. Attenzione, buttiamo giù qualunque cosa. Però stavamo perdendo una torre, ma ci siamo portati a casa ben tre corone. Quindi ragazzi, il primo scontro con Strizzo Struzzo è stato vinto. Quindi ecco qua, bella partita. È stato un bello scontro, guardate ragazzi come salutano. Ciao YouTube. Quindi ragazzi, vediamo un po' chi altro accetta. Quindi Enigma 35, anche lui di livello 7. Ok, lancio un po' di barbari. Voglio sbagliare apposta, non è una grande idea metterli qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai così, con questo e col... No, ho messo il domatore. Dovevo mettere il fottuto bombarolo, raga, non l'ho fatto apposta. Vediamo se comunque può procedere, Guarda, guarda, lo scheletro va indietro. Attenzione, una torre scoperta. Peccato che questa probabilmente cadrà, ragazzi. Perderemo questa torre. Dobbiamo metterci un po' l'anima in pace. Nel frattempo però quest'altra è caduta. Mamma mia ragazzuoli. Vediamo, procede pian pianino da come vedete. Boom, congelamento. E li andiamo anche a distruggere questi. Vai così, bam. Mamma mia raga, che tattica qui. L'offensiva continua contro questa torre. Vediamo quello che riusciamo a fare. Altri attacchi, questa cadrà? Credo di sì. Allora qua mettiamo una roba. Da quest'altro lato. Oh, addirittura il Pekka di livello 2. Attenzione ragazzi, nel frattempo Log Rider procede. Dai che dobbiamo stare attenti. Allora, questi li buttiamo giù così. Vai che procediamo con il bombarolo e li mettiamo giù. Devo disorientarlo. No, guarda cosa fa. Cade giù? Ah, resiste. Stranamente resiste ragazzi. Mi sarei aspettato una bruttissima morte. Vediamo. Ecco, continua ad attaccare la torre. Però ragazzi, questa credo che è stata vinta. E anche qui ben 3 stelle. Bellissima partita anche in questo caso. Raga, davvero sono divertentissime. Parte il terzo scontro con Steve. Mi pare di non averlo fatto. Sì, il primo era Strizzo Struzzo. Mamma mia raga, come si fa a scegliere un nome così? Però vabbè, ognuno lo sceglie come vuole, ovvio. Allora, anche qua proviamoci a giocare la nostra carta intelligente o più o meno furba. Allora, la congelamento la devo posizionare come al solito in maniera buona. Ecco qua, l'ho messa anche se la strategia non è andata come volevo, lo ammetto. Vediamo però quello che riusciamo a fare qui, ragazzi. Comunque, no, pensavo di poter procedere lo stesso bene.
Vabbè ragazzi, dobbiamo accontentarci. Io vorrei provare a lanciare il domatore. Poi congeliamo tutti e vediamo quanto riusciamo a fare a questa torre. Aia. Lui ragazzi sembra essere un bel po' più forte rispetto ai nemici incontrati finora. Vediamo se buttiamo giù, ecco, anche questo. Benissimo. Allora, dobbiamo fermare assolutamente la mongolfiera, ragazzi. Qui dobbiamo giocarci bene le nostre carte nel vero senso della parola. No, no, mongolfiera, fermati, mongolfiera. No, raga, mi ha fermato. Ha utilizzato una delle mie tattiche. Fermala, fermala. Raga, mi ha buttato giù la torre. È stato bravissimo qui, Qua bombarolo. Poi, concentriamoci, domatore di cinghiali. E poi lanciamo questa gelo. Aia, lui ora ha meno elisir a disposizione. Vai così. Poi io lancio da questo lato i carissimi barbari. No, raga, cosa ha combinato? Mamma mia, ragazzoli, lui è parecchio forte, Se la sta giocando in una maniera incredibile questa partita. Aspetta così. Allora, bombarolo. Poi domatore di cinghiali. Proviamo a lanciare anche stavolta il congelamento, la pozione. No, ha fatto lo stesso, io la lancio. Vai ragazzi, vai così. No, me lo butta giù il domatore. Qui ragazzi, credo che il nostro caro Steve abbia vinto. Vediamo come la portiamo a concludere sta sfida. Vai così, vai così. Dai, ci manca poco. Ragazzi, non è tutto concluso. Non è tutto finito. Mamma mia ragazzi, gli ultimi colpi. Le frecce, le frecce. Fai qualcosa con le frecce. Fai qualcosa con le frecce. Non ci credo, non ci credo raga, per pochissimo. Bellissima partita, mi sono gasato un botto. Procediamo con l'ultima amichevole, c'è Axel 908. Quindi ragazzuoli, giochiamoci anche l'ultima partita che faremo insieme con il clan. Poi chiaramente cercheremo di farne altre. In tanti, già lo so che mi avrete chiesto ora nei commenti, come faccio ad entrare nel tuo clan? Purtroppo ragazzi è di continuo pieno. Cioè ormai non è possibile trovare almeno un posto libero, o meglio si libera davvero raramente. Per cui ragazzi, voi tentate più volte finché non si libera almeno un posto in modo tale da poter entrare. Purtroppo i trofei richiesti sono piuttosto altini. Questo perché ragazzi la nostra aspirazione nel clan è salire per quanto possibile appunto di graduatoria, e quindi raggiungere come dire almeno la top 200 italiana, o almeno gli ultimi posti. Allora, vediamo un po' ragazzi. Mentre parlavo, la prima torre è stata già messa molto in difficoltà. Axel si sta facendo valere. Potrei provare a fare una roba del genere. Vai così e poi domatore. No, mi ha lanciato i barbari. Mamma mia raga, che sfiga. Allora, proviamo a colpire così. Non so quanta roba butterò giù, probabilmente nulla, ecco. Quindi ragazzi, mi sa che Axel mi distruggerà. È di livello anche superiore al mio, quindi dovrò stare piuttosto attento. Aia. Dai, dai, no, la furia, no, ti prego, no, Axel, cosa mi combini? No, ragazzi, sono finito ormai. Questa torre probabilmente cadrà nel giro di pochissimi secondi. Resisti, sono riuscito a resistere, no, per pochissimo. Direi che ho posizionato un po' di roba, anzi no, il domatore, scusate, il bombarolo che c'era lì, davvero è morto subito. Vediamo, sta torre potrebbe andare giù? Ottimo, vai così, ragazzi. Allora, devo concentrarmi, non so che carte mettere ora. Allora vai così. Questi li congeliamo e lanciamo il bombarolo per buttarli subito giù. Il bombarolo avrei dovuto metterlo un po' più vicino, mannaggia. Vai così. Molto molto bene. Poi i barbari per incominciare a fare un po' di numero, ragazzi, con delle forze piuttosto spesse e potenti. Porca miseria ragazzi, davvero sono in difficoltà. Vediamo se con il bombarolo riusciamo a buttare giù almeno un po' di questi. Aia, 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 resisti. Raga, devo lanciarli qua i barbari. Purtroppo devo sprecare un po' di elisir. Allora, qua potrei provare a fare qualcosa di simpatico. No, mi ha lanciato, ecco, lo sapevo. Porca miseria, raga, qua si va in sudden death. Qua si va in sudden death, ok. Ok, sono gasato, ragazzi. Principessa qui. Poi, bombarolo che deve fermare un po' di roba in questa zona. Aspetta, 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 questi sono forti, raga, devo coprirmi. Devo coprirmi parecchio. Quando vado nel panico incomincio a lanciare truppe random. Questo è l'unico scontro che davvero mi ha messo nel panico più totale, A parte quello precedente che comunque mi ha messo molto in difficoltà, devo ammetterlo. Mamma mia, raga, che scontro. Questo è interminabile, guarda, non termina più. Allora, no principessa, ma bombarolo. Mamma mia, raga, quando mi lanciano questi giganti davvero non si fermano mai. Allora, ho bloccato quelli dietro per incominciare a prendere un po' di respiro dallo scontro. Poi principessa che indebolirà un po' tutti. Vediamo. Oh mamma mia raga, cosa mi ha lanciato qua? Cosa? Non ho più difese. Ma i barbari, barbari attaccati adesso. No, la furia no, ti prego.
Vai, la furia no, la furia no. Allora, gelo qua. Devo assolutamente fermarli. Poi bombarolo. No, ragazzi, questa l'ho persa. Questa l'ho persa. Ti prego, resisti. No, raga, l'ho persa. Porca miseria. Quindi, ragazzuoli, due vittorie e due sconfitte. Secondo me ci stanno alla grande, dai. Degli scontri davvero incredibili. Quindi mi raccomando, ragazzi, se ne volete altri, proviamo a superare i 3000 mi piace. Ricordate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché presto arriveranno nuovi video di Super Magical Chest e Magical Chest, quindi chest opening davvero incredibili. Quindi alla prossima, ciao.